Ben ritrovati a Bike Emozioni. Il Tour de France è alle spalle. È stato un tour caratterizzato da tanti avvenimenti, dove alla fine, però, ha svettato solo un personaggio, un colombiano di 22 anni che ha stravolto, probabilmente per ora, per il futuro, il mondo delle corse a tappe del ciclismo. È stato il tour di Alaphilippe, strepitoso fino all'ultimo giorno. È stato il tour della Movistar, è stato il tour della Ineos, che non è stata protagonista come si è visto negli ultimi anni. È stato il tour di Ciccone, è stato il tour di Nibali, è stato il tour di Caleb Ewan, il migliore dei velocisti, ma è stato il tour anche di Peter Sagan, che ha riportato di nuovo con la maglia verde a Parigi. Ma poi, soprattutto, è stato il tour di Egan Bernal. Lui, l'uomo del destino, l'uomo che è venuto dalla Colombia fin qui, con la sua sapienza, con la sua intelligenza, con la sua forza, per prendersi il Tour de France 2019. Era la squadra da battere, però non è stata la più forte di questo tour. È stata messa in difficoltà dagli avvenimenti che sono successi in corsa, da quella maglia gialla sempre appesa addosso a un francese, Alaphilippe, dagli attacchi avvenuti prima dalla Groupama di Pinot e poi dalla Jumbo di Kruiswijk. Ma alla fine, chi ha vinto ancora una volta sono loro, è il Team Ineos. Non c'era Froome, diciamo che Thomas non era il Geraint Thomas dello scorso anno, però alla fine, conti fatti, il secondo posto se l'è preso, dietro a colui che ci aspetta per tutto il futuro. Egan Bernal è quel ragazzo potente, da una forza enorme, che ha sfruttato una sola occasione e gli è bastata solo quella per vincere il Tour de France. Forse non ha fatto tantissimo, forse non è stato spettacolare per vincere un tour come farebbero Contador, come farebbe Froome, però quello che ha combinato in poco lasso di tempo ha fatto capire che nel futuro, a 22 anni, c'è solo e soltanto lui. È intelligente, è già maturo e soprattutto è forte ovunque, che sia in salita, che sia a cronometro, si difende ovunque. È lui, è l'uomo delle corse a tappe, è l'uomo del Tour de France 2019, è Egan Bernal. 1985, Bernard Hinault. E niente, e non si schioda. La Francia è rimasta ferma lì. L'ultima vittoria francese al Tour de France risale oramai a 34 anni fa. Ci hanno provato, i transalpini ci hanno provato, Julian Alaphilippe ci ha provato. Probabilmente il vero protagonista, il vero indiscusso uomo di questo Tour de France è stato proprio lui. Julian è stato magnifico, vincendo un cronometro che lo dava spacciato, dimostrando di essere più forte su arrivi adatti a lui. E non solo, ha dimostrato di saper difendersi già in montagna, dove però l'altitudine lo ha respinto. La tappa interrotta di venerdì, l'ultimo venerdì del Tour de France, ha tolto la maglia gialla a Julian Alaphilippe per assegnarla a Egan Bernal. Quella discesa però poteva portare forse qualcos'altro. È stato, a nostra veduta, il migliore, quello col voto 10 in questo Tour de France. Ma la disfatta francese non si è fermata solo al crollo di Julian, ma si è fermata a un uomo che probabilmente avrebbe dato molto fastidio al talento colombiano, perché Thibaut Pinot, se non si era fermato, se non era salito in quella macchina con quelle lacrime agli occhi, forse non stava solo parlando di podio, ma poteva sognare in grande il Tour de France 2019. È stato il più forte, a nostra veduta, in salita. Ha dimostrato di essere il più in forma e il più forte. La squadra, una delle più forti in assoluto, in salita, grazie ai suoi gregari, grazie a Godot. Purtroppo questo è il ciclismo. Al trentenne ha tolto ancora, gli ha tolto un'altra gioia, un'altra soddisfazione possibile al Tour. Ma la Francia può dormire sogni tranquilli, perché dal prossimo anno ci saranno di nuovo Pinot, Alaphilippe e chissà chi altri a competere per la corsa gialla. Il podio del Tour ha visto Bernal,
Thomas e Kruiswijk, l'olandese che finalmente si è preso il suo primo podio in una corsa a tappe. Ma chi esce veramente sconfitto da questo Tour de France? Sono loro. Gli sconfitti sono gli uomini Movistar, che ne piazzano ben 3 in top 10. Piazzano Landa, Quintana e Valverde. Ma di questi 3, che poi porteranno anche a vincere la classifica di miglior squadra al Tour, ne escono tutti e 3 con le ossa rotte. Se forse di Valverde più di tanto non possiamo dire dell'imbattito, perché più di così non può fare in una grande corsa a tappe con gente fresca come Bernal, ma appunto come Alaphilippe, come Thomas, più non può fare. Chi ne esce sconfitto è soprattutto lui, Nairo Quintana, che una tappa l'ha vinta, sì, ma dopo essere crollato nel giorno prima. Quintana era nettamente tra i favoriti di questo Tour, ma questa sua metamorfosi subita negli ultimi anni rischia seriamente di processarlo. Mikel Landa veniva da un Giro d'Italia ancora un po' troppo sfortunato per lui, con l'avvento di Carapaz. Ha dato il massimo, ma più di quello non aveva, soprattutto nella terza settimana non è riuscito a mettere in salita il suo talento enorme, la sua costanza enorme. Più non poteva fare. Il grande sconfitto è comunque il colombiano Quintana, che ora come ora regala alla Movistar un brusco risveglio post Francia. Poche parole, ma dovute, perché anche questo Tour de France ha regalato una grandissima emozione per noi, per tutti coloro che amano il ciclismo e per chi tifa lo squalo. Vincenzo Nibali è stato eroico, ha provato la fuga 4 volte, all'ultima occasione, all'ultima possibilità, è riuscito a prendersi una vittoria bellissima. Sul Val Thorens non poteva niente nessuno perché la sua gamba era nettamente migliore agli altri. È vero, non è arrivata la classifica, non è arrivata una gioia migliore, però non si poteva chiedere altrettanto a un corridore che è uscito da un Giro d'Italia super combattuto e soprattutto stanco e demotivato per fare un Tour de France ad alto livello. Le critiche su Vincenzo Nibali non le accetterò mai, perché un corridore come lui non ne nascerà più per tanti anni. Ha vinto tutto, vincerà ancora molto, ci ha regalato tantissimo e questa vittoria di tappa al Tour de France ce la ricorderemo per molto molto tempo. Chapeau! Sagan, re della maglia verde, Caleb Ewan, re delle volate, così dicono i numeri, però noi le soddisfazioni ce le siamo tirate fuori anche in questo Tour, con 3 uomini in particolare, con Elia Viviani, che dopo un Giro d'Italia sottotono, dopo tutto quello che è successo, è rinato, come appunto sapevamo, in questo Tour de France dove ha trovato un successo di tappa e tanto, ma veramente tanto, lavoro per il suo capitano Alaphilippe. È stato bravissimo Elia a battagliare in ogni tappa per provare la vittoria contro i velocisti più forti al mondo. Una l'ha portata a casa e fidatevi che è una grande soddisfazione. Ma la grande soddisfazione arriva anche da Matteo Trentin, lui che è campione europeo, lui che a 30 anni veramente risplende d'orgoglio, risplende di gioia, perché tutto quello che non ha avuto prima lo sta avendo ora. Una vittoria di tappa bellissima, in fuga, azzeccando il momento giusto della partenza. Insomma, a Matteo Trentin non possiamo dire nient'altro, è un fenomeno. E poi c'è lui, c'è il nostro predestinato, c'è Giulio Ciccone che veste la maglia gialla dopo aver fatto un Giro d'Italia favoloso con il Mortirolo, con la maglia blu. Eccolo qua, si presenta al Tour de France con quella voglia matta di prendersi quella vittoria che non arriva, ma quella maglia gialla che toglie le lacrime dagli occhi. Bellissimo. È stato tutto bello. Peccato poi il calo di condizione, peccato perché quella vittoria forse se la sarebbe meritata. Ma se la Francia ha Alaphilippe come futuro e Bernal sicuramente la punta di riferimento, noi abbiamo il nostro Giulio e ce lo teniamo stretto perché nel prossimo decennio ci penserà lui a difendere nelle salite, nelle tappe, nelle corse a tappe che contano.